Ferragosto è appena passato, ma i baresi non si arrendono e continuano a riempire ogni angolino di sabbia della spiaggia di pane e pomodoro. C'è chi di loro promette addirittura di voler tentare di restare in riva al mare, con tanto di borse e frigo a seguito, nonostante l'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Puglia centro-settentrionale, diramata dalla Protezione Civile regionale. Come pensate di trascorrere questo weekend all'insegna della pioggia? Non lo so, noi veniamo lo stesso. Quando piove ce ne scappiamo. Temporali, grandinate e abbassamento delle temperature che, stando ai meteorologi, dovrebbero registrarsi per 12 ore nella giornata di sabato 17 agosto, lasciando strascichi di instabilità domenica 18 e per i primi giorni della settimana in arrivo. Il Salento sarebbe l'unica zona a restare immune questo weekend dalle precipitazioni isolate o sparse. La morsa del caldo sembra così allentarsi nella provincia barese, spazzando via per un po' i 40 gradi registrati lungo tutta l'estate 2024. Il capoluogo pugliese è risultato a giugno di quest'anno, secondo i dati satellitari di Copernicus, tra le 12 città italiane su 21 con le superfici più roventi. Per moltissimi queste piogge rappresentano una vera e propria manna dal cielo. Se serve per rinfrescare un po' l'aria, va bene. Un paio di giorni ci sta, un po' di relax. Speriamo che arrivi il fresco, perché non se ne può più del caldo. Proprio non se ne può più. Speriamo che piovi almeno per le piante, per tutto il resto. La pioggia fa bene. Anche se dovrete rinunciare a qualche giorno di mare. Non fa neanche, perché ormai il Ferragosto è finito, diciamo, è passato, quindi diciamo non c'è male, non c'è male, dai. Che ci siamo già accaldate parecchio, quindi un po' di fresco non fa male per niente. Era ora finalmente, perché non ce la facciamo più. Cioè, come quest'estate mai, non la ricordo veramente. Serrati in casa. Sì, l'aria condizionata, le bollette dell'Enel, non si immaginare quando arriverà, guardi. Cioè, ore e ore col condizionatore, impossibile proprio. Lunedì piove a casa, esce il sole al mare, pane e pomodoro, buono, si può mangiare pure. Grazie.